po' pioverà. Sì. E quindi che cosa facciamo oggi? Beh, bozziamo l'idea di andare in spiaggia, secondo me. Sì, beh, direi di sì. Sì. E se andassimo a fare i shopping? No. E shopping no, spiaggia no. Per il fango direi in montagna no. Quindi. Mio Dio, ragazzi! Qui... qui sono tutti morti! Io che ero a pochi metri da loro mi sono salvato, ma... ma veramente... veramente sono tutti morti! Cosa faccio adesso? Sono solo... però... non so come... ma quel giorno... li seguì nell'aldilà. Acqua!
Tanta sete. Benvenuti in paradiso! No, basta, eravamo qui in paradiso, ma dove siamo? Senta, avevi incontrato un signore che ci eravamo in paradiso. In paradiso? In paradiso? Ah, no, no! Era l'inferno quello! È un vecchio trucco che usano! L'inferno, come l'inferno? Ma aspetti qualche data? Infatti, dove è finito lì? All'inferno, avete presente il fuoco, le fiamme, i diavoletti con le forche? L'inferno! Quindi qui possiamo bere? Sì, tutti? Perché non vedo perché no, scusate, avete sete? Non solo uno? Tutti quanti, tutti e quattro, tutti quanti, ma perché uno solo? Avete tutti sete? Grazie! Allora, noi entriamo. Bene. Comunque, ecco, secondo me voi questa informazione dovreste darla, perché altrimenti la gente si confonde, No. Vedi, in realtà ci fanno un grande favore. Perché vedi, là rimangono tutti quelli che hanno il coraggio di abbandonare i propri migliori amici. All'inferno vanno tutti coloro che hanno il coraggio di abbandonare i propri migliori amici. Sì. Abbiamo visto anche prima, quando il diavolo tentava i ragazzi, alcuni hanno detto o tutti o nessuno, invece l'ultimo ha fatto una scelta diversa, ha deciso di mettere in primo piano se stesso e dopo gli altri. Nella vita, quando prendiamo una decisione, mettiamo sempre in primo piano ciò che può dar beneficio anche agli altri e non solo a noi stessi. Altrimenti siamo solo degli egoisti.